Ciao ragazzi, qui del 38, indovinate dove siamo? Sì, ok, punto sulla storia. Dai, vuoi attivare? Fino all'anno scorso conducevo una vita normale. Vivevo nel posto più bello del mondo, la mitica Brooklyn, con due super genitori. Ed ero appassionato di scienza e supereroi. Ma quando in un attentato ho perso mio padre, tutto è cambiato. Io non riuscivo a crederci. Sì, ragazzi. Peter Parker e sua zia May mi hanno aiutato. E anche Spider-Man, che ho poi scoperto essere Pete. Assurdo, no? Poi ci fu la crisi del respiro del diavolo. Un vero e proprio incubo. Tutti i nemici di Spidey erano sul piede di guerra. Ho cercato di aiutarlo, a modo mio. E alla fine, sì, assurdo, un ragno mi ha morso. E sono, beh, cambiato. Non volevo spaventare mia madre e ho chiesto a Pete. E ora siamo ufficialmente Spider-colleghi. Lui mi sta insegnando il mestiere del supereroe e sono diventato bravino con le ragnatele. Faccio ancora fatica a destreggiarmi tra questa vita e quella normale. Scuola, amici, la nuova casa. Ci siamo appena trasferiti ad Harlem. Vedo l'ora di scoprire cosa mi riserverà il futuro. Sì, ragazzi, avete capito. Finalmente ho deciso di portare Miles Morales. Tutta una trama tutta fresca. Io ho fatto amichevole anche l'ultima volta. In che senso? No, vabbè, per il resto, avvio. Mi dovreste sentire, ragazzi, se no devo riabbassare il volume. Se notate, i modelli sono un po' diversi, perché questo è stato riaggiornato graficamente. Ecco qua, Miles Morales. E parte la musica, ovviamente. Siamo a tema Natale. Cioè, divertente che è passato un po' di tempo da Halloween con Spider-Man, perché noi eravamo a periodo di Halloween, e mo siamo a Natale, quindi dicembre, quindi sono passati già 2 mesi. Ok. Tanta roba. Grazie, Chico. De nada. Eccolo. Si vede che hanno fatto leggermente un aggiornamento grafico. Figata incredibile. Infatti, immaginate che la versione remasterizzata di Spider-Man aveva questa qualità. Cioè, un Grazie. Miglioramento di texture, di modelli, eccetera. Ehi, pensi di aggiungere anche il nuovo Spider-Man? Il ragazzino? Sì, forse. È che preferisco l'originale, sai? Sì, lo so. Senti, la bodega di Teo è qui vicino. Sì, un segno giallo più avanti. È facile. Grazie. Bel lavoro, comunque. Ma lascerei uno spazietto per l'altro. Non si sa mai. Bene. Ora, però, ecco, ogni tanto i texture devono riaggiornarsi un po'. Con voi. Ok, voglio solo fare una cosa, impostazioni audio, perché credo che l'abbassiamo un po', musica l'abbassiamo un po', dialoghi vanno benissimo, in volume interfaccia, effetti sonori l'abbassiamo un po'. Poi vediamo dalla registrazione come va. Ehi Pete, sto arrivando!
Ho perso il convoglio? Ancora no, stanno controllando gli ultimi detenuti. Deve essere una soddisfazione veder tornare al raft i tizi evasi l'anno scorso. Altro che. Il raft è un pugno in un occhio, ma è sicuro. Spero solo che l'abbiano reso a prova di Doc Ock. Speriamo. Ok, ti ho quasi raggiunto. Arrivo. Meglio dire a mamma che farò tardi. Miles, che tal? Hai la lista della spesa? Ehi, mamma! Sì, ma la bodega aveva finito il latte di cocco. Provo in un negozio in centro. Ah, grazie. Ma evita Midtown. Il trasporto detenuti ha bloccato il traffico. Ah, già, hai ragione. Ci vediamo a cena. A dopo. Cavolo! Allora, piccola parentesi. Mamma, ecco, l'hanno rimigliorato sta area. Ehi, guarda qua come l'hanno migliorata. Hanno modificato... Ah no, le posizioni sono le stesse. Eh sì. Se è uguale comunque. Eh no, qualche modifica l'hanno fatta di sezione mappa, eh. Ma come fa Pete a tenere segreta la sua identità? Mi stressa da morire. Mi stressa da morire, lo so, non è facile. Valla a dire a tua madre che sei un nuovo Spider-Man. Che poi è bellissimo. La sua skin era la versione, una sottospecie di Ultimate Spider-Man inizialmente nelle versioni originali. Poi venne modificata e poi è nato okay, Miles Morales. Calma, rilassati. Devi solo aiutare Spider-Man a proteggere un trasporto detenuti. Puoi farcela. Inspira, espira, rilassa. Eppure insincavola pure. Pete, sei qui? Mi sto solo sparando un caffè. Come fai a bere? Con molta, molta attenzione. Ok, si va. Qui Alex 2 con carico pesante. Ricevuto Alex 2, vi vediamo. Sembra una grossa operazione. È chiaro. L'anno scorso sono evasi a centinaia dal raft. Ora vanno riportati dentro. E la polizia non vuole rischiare, specialmente col nostro ospite d'onore. Rilevo molte interferenze. C'è uno dei tizi che ha aiutato Doc Ock. Credo di sì. Forse Vulture, forse Scorpion. Forse qualcuno di più grosso. Oh, ehi, abbiamo un problema. Ok. Aspetta, è bello Miles, che adesso siamo in due. Pete, ci penso io. Miles, e no! Si può giocare anche in cooperativa in questo gioco. Però ovviamente giocherò in single player. Alex 2 fuori asse. Miles! Il peso è sbilanciato. Wow. Regia 2-3-6. Oddio, gli occhi. La cloche non risponde. Pronti all'impatto. Aia. Alex 2 è impicciata. Alex 2 precipita. Tenersi, tenersi. Aia. Abbiamo cominciato benissimo l'avventura. Oh, Alex wow. 2 a terra. Nessuna vittima. Carico compromesso. Squadra intervento inviata. Resistete, Alex 2. Pete, mi dispiace, io non volevo. Tutto ok, tranquillo, dobbiamo solo contenerlo prima. Che succede a questo? Ciao, bei ragnetti. Ok, via. Ehi, detenuti, scappa. È il perché li ho catturati tutti io prima. Lascia me, Rhino. Tu invece pensa a fermare gli evasi. Sì, ok, d'accordo. Pete non mi affiderà mai più una missione del genere. I suoi linee di combattenza hanno diverse da quelle di Spider-Man, quindi devo abituarmi più un attimo. Ehi, gente, che ne direste di una pausa? Eh? Ne potremmo parlare con calma, che ne dite? No? Ok. Allora, devo dire una cosa. Io questi sono quelli là che ho catturato prima. Cioè, ci rendiamo conto. Quasi sistemati. Devo mettermi a seguire. Quasi sistemati. Non posso deludere, Pete. Devo riprendere il controllo.
Ah, ho capito, ok. Sì. Dai, ah, hanno cambiato la cosa. Sei un campioncino di erba. Come sono le strade, Spider-Man? A dire il vero. Le sue combo sono diverse da quelle di Spider-Man. Ho sentito un casino, che cosa è successo? Una vera opera d'arte. Definizione discutibile. Alexi, musica natalizia preferita? Niente dopo il 1960. Cambia i tasti su di sì. Bellissima, la mia è. Pagherai cara. Wow. Cioè, wow. Ho preso le chiavi, via! Avanti, dobbiamo andarcene! Ci sta facendo fare tutto il tutorial di quello che abbiamo fatto preparatamente, io ho capito. Sei libero? Alexi, quest'anno le feste ti hanno fatto un brutto effetto! Pure quello si mette a fare il selfie, dai. Cavolo! Ah, madonna, non sa divertirsi. Stupita, arrivo. Porca vacca! Ma che cosa? Vabbè. Oh, ehi, scusate, buon Natale! Pete, da 1 a 10, come stiamo andando? 10 per lo spettacolo, 1 per il controllo dei danni. Prova, mi hanno chiamato al volo, non era il momento. Wow, che cosa ho appena visto. Un miracolo. Spero che si sente. Oh, mi hanno chiamato al volo proprio. Oh no, no, la festa d'inverno! Pete, la situazione sta sfuggendo di mano! Non pensarci nemmeno. Lo fermeremo, dobbiamo solo lavorare insieme. A proposito, ti dispiacerebbe darmi una mano qui? Sì! Sì! Ci sono! Ok, Pete! Ti aiuto io! Portalo via, cowboy! Ciao! Oh no, non il centro commerciale! Tieniti forte, ragnetto! Spider-Man! Ehi! Mi serve aiuto! Arrivo subito! Ti salvo! E al sicuro? Anche tu! Non hai un hobby che sia meno distruttivo! Mi piace andare a pesca sul Volga! Sembrerebbe carino! Il potere di vita e di morte mi agita! Non c'è meno! Preso! Grazie! Prego! Wow, bel colpo! Non toccare i bambini! Ho passato gli ultimi 6 Natali chiuso dentro 9 metri d'acciaio! Ma quest'anno voglio proprio divertirmi! È una minaccia! Oddio, ma è John Jonah Jameson! Una fragile minaccia! Troppo facile. Forse è una mente fragile! Oh! Ehi, Jonah, ben costume! Molto natalizio! Minaccia. Un inutile! Infeda! Incontrollata! Minaccia! Già! Oh, dove stai? Ormai è tardi. Ciao, mamma. Sì, il latte di cocco. Lo sto ancora cercando. È un po' complicato. Stai correndo? Sì, scusa. Rischio di perdere il treno. Mira, amico, non sei a smentiroso. Prendi il latte e rientra, per favore. Sì, ma è chiaro muccio. Io t'ambiente qui. Ora o mai più, Miles! Dobbiamo fermarlo! Arrivo! Mamma, che casino! Dobbiamo fermarlo e anche in fretta! Sì, ma come facciamo? Alziamo la temperatura! Oh, male, male, molto male! Mamma mia, è un pazzo! Aia, che botta che ha fatto! Pete, stai bene?
Ok. No. Oh no, no, no! Sto bene. Faccio io. Viene da te. Preparati. Ok. Sì. Forse mi serve un minuto. Bel call. Non portate i lanciarazzi insieme ai detenuti. Anzi, meglio ancora, non portateli e basta, ok? No. Oddio, se ho visto. Madonna, che. È troppo figo questa cosa che io devo combattermi a fare. Rhino in ritmi, bellissimo, no? È troppo bello sta cosa. No, hanno fatto un capolavoro, la faccia dell'espansione, cioè. Ok. Vuol dire, vabbè, ma è un'espansione che però è tutto un altro gioco, cioè. Altri lassù. Riprova! Pete, qui è il caos! La polizia e gli evasi si stanno sparando! Aiuta la polizia! Io posso ancora cavarmela! Per un po'! Pete conta su di me! Bellissimo. Devo fermarli! Bello, pure tatuato questo era! Beh, hanno riaggiornato pure le skin estetiche dei personaggi! Ah, ma ci sono dei tizi là! No. Mamma mia, bomba, che bello. Hanno invaso il ponte. Non perderà. Lui non perde mai. Mamma mia, ma è bello che arriva ogni tanto Rhino. Guardate che abbiamo il problema qui. Resisti, tieni duro. Se sparisci. Mamma mia, che casino. Spider-Man, stai bene? Che colpo, Spider-Man. Pete. 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 Sveglia. Sveglia, amico. Sveglia, su. Questo Spider-Man è rotto. Vorrei cambiarlo con uno nuovo. Ah, questo può andare. Miles, vattene via. Ehi, devi stare indietro. Bel colpo. Sì, lui attacchi onde tutto a random. Grazie alle sue cariche. Che cos'era? Bello. Com'è possibile? Elettroliti? Una forma di induzione elettromagnetica? Sei sopravvissuto al tuo mentore. Sono sorpreso! Perché devi caricare, però tanto solo. Usare parole più articolate di spacca e rompi! Bel colpo! Aia! Aia! Questo l'ha ucciso! Stesso male! Oh, però Rhino si è ripreso tantissimo! A caso no! Ehi, no! Senti,
Joe! Ehi, tu sei un degno avversario, tappeto! I complimenti non ti salveranno, Alexia! Allora, devo essere sincero, ha la voce di Hulk di Avengers, l'ho notato. Hai demolito mezza città! Non ti interessa! Hai fatto del male a molta gente oggi, Alexi! Sì, ha proprio la voce di... Madonna! Aia, non ce l'ho fatta! Ma come? Sei una cosa! Inseguirti attraverso la città è stato quasi come giocare al nascondino! Ma come si suol dire, un bel gioco dura poco! Cosa? Bello però il combattimento di nascondino! Mo è il cortocircuito, ma non ce la fa. Sei vivo? Più o meno. Sono acciaccato. Bello, la nuova organizzazione della Osborn. Chi è? Ragazzi. Wow, ma... Wow. Simon Krieger, capo sviluppo della Roxxon Energy. Ok. È un piacere. Piacere? Scusa, ci è finita la palla nel tuo cortile? No, vi devo un favore. Abbiamo appena rilevato la proprietà e dovevamo comunque demolirla. Ma siete stati più veloci di noi. Vi ringrazio. Entrambi. Hai steso Rhino da solo? Farai strada, ragazzo. Grazie, ma è ancora pericoloso. Nah, ora lo diamo alla polizia. Sapete, a volte penso che questi soldati non servano, ma poi succede questo. Oh, il dovere chiama. Ehi, è stato un piacere conoscervi. L'alba del futuro. Pronto? Ehi. Ha ragione lui. Sì. Andiamocene. Beh. Ci penserà la polizia. Beh. Sì. Grazie. Sì, grazie. Ok. Chissà se farà un'espansione con Marvel con Spider-Man 2 e Gwen. Io elettricità. Spider-Gwen. Lo devo ammettere, sono un po' geloso. Ehi, senti, l'originale è sempre il migliore. Ma testiamola domani. Analizziamo il voltaggio. Cavolo, sì, scusa, volevo dirtelo prima, ma purtroppo devo andare via per qualche settimana. È una specie di scherzo, Pete. No, MJ lavora oltreoceano per il Bugle e ha detto che le serve un fotografo. Sarà una specie di vacanza per noi. Oh, cavolo. Senti, non so se posso cavarmela da solo. Oggi l'ho combinata grossa con quell'elicottero. Ma poi ti sei rifatto alla grande. Mi hai salvato le chiappe, Miles. Solo fortuna. Ehi, io me la sono cavata per 8 anni senza aiuto e ho perso il conto dei disastri che ho combinato. Ma è così che si impara. Oddio, che cos'è? Una cosa glitchata. Questo cos'è? Glitchata. Però prima serve il giuramento. Ah. Ok. Io giuro di fare tutto il possibile per proteggere la città. Sì, lo giuro. Bene. Il giuramento è una cosa vera. Ovvio. Di certo non l'ho inventato ora. A presto, Spider-Man. Piccola parentesi. L'unico Spider-Man di New York. L'unica L'unico cosa... Spider-Man di New York. Che cambiò drasticamente la skill, l'estetica di... Peter Parker, perché era troppo grande nella versione del Spider-Man primo capitolo. New York? Non devo rovinare tutto. L'oggetto, hai dimenticato il regalo di Peter. E
mettere pure la musichetta. Come l'hanno fatto, strano. Vabbè, abita Venom subito. Poi Venom, mamma mia. Missioni, personaggi. 1, 2. E beh, è suo padre, 3. Ehi, Genki. Ehi, Rhino. Cosa? Già, dove sei? Sei riuscito a entrare in casa? Sì, mi ha aperto tua madre. Ho svuotato i bagagli per terra. Ora sono al parco a fare 2 passi. Ah, ottimo. Passa dall'anfiteatro, voglio mostrarti qualcosa. C'entra col ragno! Ti prego, dimmi che hai preso un pezzo del corno di Rhino! Ho visto delle foto del combattimento! Pazzesco! Sì, c'entra col ragno. Ma è molto meglio di un corno. Oh, adoro la suspense! Arrivo! Ok ragazzi, io qua vi saluto, qui del 38, passo e chiudo. Bene ragazzi.